Ma un'equipe di scienziati americani non ha forse dimostrato addirittura con l'analisi del DNA che i presunti resti di Hitler in possesso dei russi, e in particolar modo il cranio, appartengono in realtà ad una donna di circa 40 anni? E dunque il Führer non potrebbe essere davvero fuggito in Argentina? Qual è il motivo per il quale l'Argentina torna costantemente nei discorsi dei ricercatori alternativi? Perché i sostenitori della storia ufficiale considerano così importante l'esame forense delle presunte arcate dentali di Hitler, conservate a Mosca, visto che i russi non permettono a nessuno di analizzarne il DNA? Salve a tutti e bentornati sulla Linea della Memoria, lo spazio che il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto riserva a chi è curioso della storia. Terzo ed ultimo episodio della nostra serie dedicata alla cosiddetta fuga di Hitler dal bunker della Cancelleria di Berlino. Nel primo, che vedete linkato alle mie spalle, abbiamo parlato di alcune fra le più note teorie circa la fuga in Sud America del Führer. Nel secondo, che invece compare adesso sempre alle mie spalle, vi abbiamo raccontato come i servizi segreti sovietici si sono impadroniti dei resti di Hitler e che cosa ne hanno fatto dopo. Quelle che avete ascoltato all'inizio sono alcune delle domande che il caso Hitler continua a suscitare. Perché il Sud America ed in particolare l'Argentina sono tanto gettonati tra le possibili destinazioni di una ipotetica fuga di Hitler? Come in ogni leggenda che si rispetti, anche in questa elementi reali si mescolano ad altri assolutamente immaginifici. Ma quali sono gli elementi reali? Primo, il regime nazista era ben radicato in Sud America, avendo consolidati rapporti economici e politici in generale con le nazioni del continente e in particolare proprio con l'Argentina. La cosa era perfettamente nota all'opinione pubblica dell'epoca. Secondo elemento, in quei paesi esistevano ampie comunità germaniche e anche questo fatto era ben noto all'opinione pubblica mondiale. È interessante notare infatti che molti di coloro i quali nell'immediato secondo dopoguerra inviano all'FBI segnalazioni circa la presenza di Hitler in Sud America allegano ad esse proprio articoli di giornali e riviste che sottolineano questa realtà, e cioè i buoni rapporti della Germania nazista con il Sud America e la presenza nel continente di popolose comunità tedesche. Quella che vedete alle mie spalle è proprio una segnalazione spedita all'FBI con allegato un articolo di giornale. Risale al dicembre del 1945. Ad inviarla è un cittadino che ha già scritto al bureau in precedenza, sempre per suggerire che Hitler si trova in Argentina. Adesso, per ribadire la bontà della sua segnalazione, ha spedito all'FBI una seconda lettera con allegato un articolo. Si tratta di un pezzo della rivista Fact Magazine con un titolo davvero inquietante: «I nazisti stanno vincendo in Argentina». L'autore della lettera dice all'FBI di cercare laggiù Hitler. Il dittatore nazista, infatti, potrebbe avere raggiunto l'Argentina a bordo di un U-boat. L'Argentina è perfetta come meta per la sua fuga. Leggete l'articolo, incalza l'autore della lettera. Quel paese ha stretti rapporti economici e politici con la Germania, è abitato da una numerosa comunità tedesca e, lo scrive proprio Fact Magazine, i membri di quella comunità, pensate un po', avrebbero costruito anche un sistema di segnalazione per i sommergibili nazisti. Inoltre, lo dice sempre Fact Magazine, membri delle SS sarebbero giunti in Argentina con il compito di preparare l'accoglienza per i criminali del Terzo Reich in fuga. Tutta questa serie di notizie che il lettore medio americano poteva all'epoca tranquillamente ricavare da giornali e riviste, e che in parte erano senz'altro vere, rappresentano il terreno di coltura ideale entro il quale piantare e far germogliare l'intero complesso di leggende sulla fuga del Führer. Ma ancora non basta, a questi primi ingredienti se ne deve aggiungere un altro, fondamentale: il reale arrivo in Argentina di almeno due U-boat tedeschi.
Il caso più famoso avviene il 10 luglio 1945 ed è quello che dà il via a tutte le leggende sui sommergibili. In quella data, infatti, l'U-530 al comando di un giovane sottotenente di vascello, il 24enne Otto Wermuth, attracca a Mar del Plata e si consegna alle autorità. La stampa argentina si impossessa subito della notizia, ipotizzando che Hitler ed Eva Braun siano a bordo del sommergibile. Vengono pubblicati una sequela di articoli nei quali si parla di un Hitler vivo e vegeto. Il 18 luglio, poi, sempre sulle pagine di una rivista argentina che si chiama Critica, prende vita anche la famosa leggenda che vuole il dittatore al sicuro al Polo Sud. Il periodico ipotizza infatti che il Führer abbia trovato rifugio in una zona antartica dove le temperature sono sopportabili. Come vedete, tutti gli elementi che servono per costruire il mito della fuga sono serviti e le segnalazioni cominciano a fioccare. Lasciamo naturalmente agli psicologi e ai sociologi il compito di spiegare come funzionano questi ben noti meccanismi. A noi interessa soltanto sottolineare il fatto che l'U-530 arriva in Argentina il 10 luglio, con ampia eco sui mezzi di informazione di tutto il mondo. Passano solo pochi giorni e ad agosto arriva agli uffici dell'FBI la segnalazione più citata dagli storici alternativi. Si tratta del rapporto che vedete scorrere alle mie spalle e che contiene il dettagliatissimo racconto dello sbarco di Hitler in Argentina. Ma da dove arriva questa formidabile notizia? A rivelarla è un certo Robert Dillon. Si tratta, dice l'FBI, di un attore radiofonico che vive a Los Angeles e che ha alle spalle anche qualche comparsata al cinema. Dillon contatta un quotidiano locale, il Los Angeles Examiner, e un giornalista che si chiama Sid Hughes. È questo giornalista, Sid Hughes, che poi riferisce tutto all'FBI. Di che cosa si tratta? Il 28 luglio 1945 Dillon dice di avere incontrato durante un pranzo al Melody Lane Restaurant un amico impegnato in una conversazione con un altro individuo. Lui non conosce quella persona che gli viene presentata come il signor Guidano. I tre chiacchierano del più e del meno. Poi il signor Guidano rivela a Dillon di avere un problema che lo angoscia e gli chiede se è in grado di aiutarlo. Ha bisogno di essere presentato a qualche funzionario del governo americano. Vuole l'immunità e la garanzia di non essere rimpatriato in Argentina dopo che la clamorosa storia che sta per raccontare sarà rivelata. Ma che cos'ha da riferire di così misterioso questo individuo? Guidano afferma di essere niente meno che uno dei quattro uomini che hanno incontrato Hitler al momento del suo sbarco in Argentina, avvenuto 2 settimane e mezza dopo la caduta di Berlino. Una coppia di U-boot, racconta, ha raggiunto la costa del paese. Il primo si è avvicinato a terra alle 23, facendo sbarcare un medico e alcuni uomini. 2 ore più tardi è apparso un secondo sommergibile ed è proprio da questo che sarebbero sbarcati Hitler, 2 donne e un altro gruppo di individui. Alla fine i tedeschi scesi a riva sarebbero stati circa 50. Hanno preso terra sulle coste dell'Argentina meridionale, nel Golfo di San Matias, lungo la penisola di Valdés. 6 alti ufficiali del governo di Buenos Aires hanno già predisposto tutto per riceverli e il piano è pronto addirittura fin dal 1944. Alcuni cavalli sono in attesa e all'alba tutti i bagagli dei nuovi arrivati sono caricati sugli animali. Dopo un giorno di marcia verso l'entroterra, il gruppo arriva ai piedi delle Ande, presso un ranch dove ora Hitler e i suoi accoliti si stanno nascondendo. Il Führer si è tagliato i baffi e soffre di ulcera e di asma. Guidano racconta di essere stato pagato $15,000 per la parte che ha avuto nella fuga del Führer. Se gli americani vorranno, può rivelare tanto il nome degli ufficiali argentini coinvolti nell'affare quanto quello dei suoi complici. Se si troverà un accordo e gli verrà garantita la permanenza negli USA, Guidano ha in Argentina un uomo in grado di condurre gli americani fino al luogo nel quale Hitler si nasconde. Il misterioso individuo condisce il suo racconto anche con altri interessanti particolari che confida a Dillon. Dice, ad esempio, che la resistenza dei tedeschi nei porti francesi, che si è protratta anche oltre la resa della Germania, è stata dovuta al fatto che Hitler ha preso il largo proprio da uno di quei porti.
e quando il sommergibile ha lasciato il molo, una nave da guerra britannica lo ha attaccato senza però riuscire a colpirlo. L'FBI decide effettivamente di ascoltare il misterioso Guidano e cerca di prendere contatto con lui proprio attraverso l'attore Robert Dillon. Il problema è che nel frattempo Guidano si è reso irreperibile. Nessuno è più in grado di ritrovarlo, al Melody Lane Restaurant non si fa più vedere. Inoltre non c'è traccia di nessuno con quel nome o con un nome simile né nei registri dell'immigrazione né in quelli della polizia. Insomma, questo Guidano sembra non esistere. Come sempre in casi analoghi, siamo di fronte al racconto di qualcuno che, proprio come accaduto nell'affare Schüttelmayr, dice di avere incontrato qualcun altro che gli ha confidato di sapere dov'è Hitler. L'FBI non riesce mai a contattare nessuno che abbia visto il Führer in prima persona. La totale mancanza di riscontri, che non siano le sole parole di Robert Dillon, un attore radiofonico di secondo piano, fa sì che anche questa pista venga presto abbandonata. Anche perché se ne fanno avanti altre. In quello stesso periodo, infatti, la presenza del Führer viene segnalata anche in un ranch nel Nuovo Messico. E qualche giorno più tardi la signora Ruth Duncan di Chicago avverte l'FBI che il Führer si nasconde in realtà in Giappone, con la moglie e con un figlio, come peraltro, aggiunge la signora Duncan, anche i giornali riportano. Quelli che vi abbiamo rapidamente descritto sono gli elementi alla base della nascita di una moderna e affascinante mitologia, quella della fuga di Hitler in Sud America. Un altro interessante punto di frizione tra studiosi ufficiali e studiosi alternativi è quello rappresentato dalla perizia di odontoiatria forense condotta sulla dentatura del Führer. Perché questo studio è considerato conclusivo dalla maggior parte degli specialisti come prova della morte di Hitler, anche in assenza di un'analisi del DNA che i russi si ostinano a non voler effettuare? Come abbiamo visto nei precedenti video, sono proprio loro, i russi, ad essersi impossessati e a conservare ora la dentatura del Führer. E come fanno gli storici ad essere così sicuri che si tratti proprio dei denti di Hitler? Uno studio identificativo di tipo odontologico prevede il confronto tra dati sulla dentatura raccolti ante mortem, con la persona quindi ancora in vita, e i dati disponibili post mortem, ricavati cioè dallo studio compiuto sulla dentatura di quello che ormai è purtroppo un cadavere, per determinare l'identità della persona. Ma nel caso di Hitler disponiamo dei dati ante mortem? Sì, e come vedremo anche in quantità abbondante. Ma la cosa che rileva è che questi dati sono stati raccolti e conservati da due soggetti non solo diversi e indipendenti, ma addirittura in contrapposizione tra loro: i servizi segreti sovietici e statunitensi. È importante sapere che le caratteristiche anatomiche, e cioè come è fatta una dentatura, quelle patologiche e quindi i disturbi accusati come la carie e quelle terapeutiche, ovvero le cure effettuate, rendono ogni dentatura peculiare per ciascuno di noi. In altre parole, proprio come per il DNA o le impronte digitali, non possono esistere due dentature uguali. E dunque, come si conferma l'identità di un soggetto attraverso l'esame dei suoi denti? Beh, il primo strumento è il confronto radiologico tra le lastre riprese quando la persona era ancora in vita e quelle realizzate sulla dentatura dopo la sua morte. Oggi questo confronto si può effettuare con l'assistenza dei computer. In estrema sintesi, è impossibile che esistano due radiografie provenienti da altrettante dentature che presentino la stessa conformazione anatomica, le identiche patologie dentali e i medesimi interventi terapeutici. L'esame radiografico computerizzato metterebbe in evidenza anche le differenze più insignificanti e non lascia spazio ad errori. I denti sono però anche l'elemento del corpo umano dal quale è più facile estrarre il DNA. E allora perché i russi non procedono all'esame? Una risposta a questa domanda purtroppo non esiste. Possiamo solo aggiungere che il DNA, anche se estratto dai denti, risulta inutile in due casi: quando il corpo è carbonizzato ed è quindi stato sottoposto a temperature elevate che lo danneggiano irreparabilmente, e quando il paziente ha subito terapie odontoiatriche nelle quali è stato impiegato l'N2,
un comune cemento dentistico che contiene purtroppo formaldeide, e cioè una sostanza mutagena che il DNA è in grado di modificarlo. Capite adesso perché in questa vicenda l'esame odontoiatrico forense è considerato così importante? Si tratta del solo esame sul quale esiste accordo totale tra gli studiosi, un accordo che invece non c'è sulle autopsie che i sovietici hanno realizzato sui corpi e che sono state sempre contestatissime fin dal 1968, anno nel quale Lev Besimensky, un giornalista russo che aveva prestato servizio come interprete agli ordini del maresciallo Zhukov, pubblica in Occidente il volume The Death of Adolf Hitler. Questo particolare libro contiene in appendice 38 pagine di rapporti autoptici realizzati nel 1945 dallo SMERSH, il servizio di controspionaggio militare sovietico. Di questi rapporti, come ricorderete, ci siamo occupati nei precedenti video. Si tratta di esami autoptici che, quando vennero rivelati in Occidente, suscitarono forti dubbi e accesero il dibattito tra gli studiosi per le incongruenze che sembrerebbero contenere. Ma quali sono queste incongruenze? Nel 1995, ad esempio, la giornalista Ada Petrova e lo storico Peter Watson utilizzarono il lavoro di Besimensky come fonte per il loro libro sulla fine del Führer, che si intitola anch'esso The Death of Adolf Hitler. I due autori si pongono una serie di domande. Perché, ad esempio, nelle autopsie sui presunti resti di Hitler e Braun manca l'esame degli organi interni? Questo esame è stato condotto su Goebbels e consorte. Perché non sul dittatore e sulla sua compagna? Avrebbe rivelato senz'ombra di dubbio se i due avessero o meno fatto uso di cianuro, circostanza che i russi hanno poi continuato ad indagare con testardaggine. Altro punto di acceso scontro fra gli studiosi è quello relativo al fatto che Hitler fosse affetto o meno da criptorchidismo. La cosa era stata confermata proprio dall'autopsia dello SMERSH. Questo dato però contrastava con quanto sostenuto da tutti i medici che si erano occupati di lui, a cominciare, pensate, dal pediatra che lo seguiva quando era bambino. Tutti affermavano che Hitler era sano e non affetto da criptorchidismo. Dunque, quello analizzato dai russi non poteva essere il corpo del Führer. Nessuna verifica era possibile in assenza dei resti cremati poi dai sovietici, perché le SS avevano ritirato e distrutto ogni cartella medica riguardante Hitler da qualsiasi struttura sanitaria tedesca lo avesse mai avuto in cura. Così almeno si è sempre creduto fino al 2015, anno nel quale una di queste cartelle, documento molto interessante dal punto di vista storico, ha potuto essere esaminata. Era sfuggita alla distruzione. L'ha studiata il professor Peter Fleischmann dell'Università di Erlangen-Norimberga. Era stata redatta nel 1923 dal dottor Josef Steiner Brin, che aveva sottoposto Hitler a visita medica nel momento della sua traduzione all'interno del carcere di Landsberg dopo il fallito putsch di Monaco. Vi si legge che Adolf Hitler, artista, recentemente scrittore, altrimenti di sana e robusta costituzione fisica, è affetto proprio da criptorchidismo destro. Dunque, mentre sulle autopsie lo scontro fra gli studiosi è sempre stato aperto, nessuno ha nulla da eccepire sui lavori di odontoiatria forense. Come vedremo, è impossibile negare che quelli sono proprio i denti di Hitler. Grazie all'opera di disinformazione dei sovietici, Hitler verrà ufficialmente dichiarato morto in Germania Ovest solo nel 1956 da un tribunale chiamato a deliberare per assegnare la proprietà intellettuale dei diritti d'autore del Mein Kampf. La proprietà intellettuale di quei diritti verrà assegnata al Land della Baviera e la decisione sarà presa sulla base delle testimonianze di chi aveva assistito alla fine di Hitler. Quei testimoni, che oggi sono tutti morti, ribadiranno che Hitler si è suicidato e che rinvennero il suo corpo con un foro di proiettile in testa. Si tratta della medesima conclusione alla quale era arrivata nel 1945 l'inchiesta dei britannici condotta da Trevor Rupert. Fra i testimoni che Trevor Rupert aveva ascoltato c'è ad esempio Hermann Karnau, una guardia che il giorno della morte del Führer era in servizio all'esterno del bunker.
Karnaugh ricorda di essersi avvicinato al punto che si trovava a circa 2 metri dall'uscita di sicurezza del Führerbunker nel quale stavano bruciando i corpi di Hitler e della Braun. Lo stesso Karnaugh fornì agli inglesi uno schizzo del punto nel quale i loro corpi erano stati sepolti, schizzo che combacia perfettamente con quelli in possesso dei russi. Gli inglesi ascoltarono anche la testimonianza di Erich Kempka, l'autista personale del Führer, al quale fu ordinato di portare nel bunker i 200 litri di benzina che sarebbero serviti per cremare i corpi di Hitler e della Braun. Kempka aveva anche aiutato a trasportare i 2 cadaveri prima che si tentasse di bruciarli. La Russia ammise ufficialmente di essere in possesso dei resti di Hitler soltanto nel 1993, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Non permise però mai a nessuno di esaminarli. Nel 2000 ecco un primo colpo di scena. A Mosca viene organizzata una mostra intitolata L'agonia del Reich, nella quale sono esposti al pubblico i resti anatomici di cui i russi sono in possesso. I visitatori possono vedere il frammento di calotta cranica con il foro di proiettile e, anche se soltanto in fotografia, una parte superiore dell'osso occipitale e una parte posteriore delle ossa parietali. A questo punto la storia fa un altro piccolo passo in avanti. Ricorderete infatti il dottor Hugo Blanschke, il dentista personale di Hitler. Il 20 maggio 1945 gli americani lo hanno infatti catturato e sono in possesso delle radiografie originali della testa di Hitler realizzate nel 1944. Le testimonianze di Blanschke e soprattutto i referti radiografici corrispondono con i resti in possesso dei russi e con quanto hanno dichiarato i 2 assistenti del dentista. Ma le sorprese non sono ancora finite. Nel 2009, infatti, il dottor Nick Bellantoni dell'Università del Connecticut dichiara di essersi recato a Mosca, dove ha potuto studiare i reperti anatomici in possesso dei russi. Ha potuto fare insomma ciò che i servizi di intelligence russi non avevano mai permesso a nessuno prima. Ma non è ancora tutto. Bellantoni dichiara infatti di avere riportato negli Stati Uniti 2 campioni, un frammento del cranio e del sangue recuperato dal divano sul quale Hitler si è sparato. Al suo ritorno ha consegnato i campioni a Linda Strasbo del laboratorio di genetica applicata dell'università. La scienziata, grazie all'analisi del DNA, riesce a dimostrare che il cranio appartiene a una donna e il sangue invece è di un uomo. Del resto, aggiunge Bellantoni, il semplice esame del cranio che i russi gli hanno affidato per un'ora gli aveva già rivelato che doveva per forza appartenere a una donna tra i 20 e i 40 anni, essendo troppo sottile per essere quello di un uomo. Anche in questo caso la notizia della scoperta di Bellantoni fa immediatamente il giro del mondo, dando nuovo vigore alle teorie sulla fuga di Hitler dal bunker della cancelleria. In particolare torna in auge la storia secondo la quale Hitler sarebbe fuggito da Berlino a bordo dell'aereo del capitano Baumann, il famoso pilota di Hitler di cui abbiamo parlato, per poi raggiungere insommergibile prima la Spagna e poi il Sud America. Una leggenda dura a morire che dal 1945 in poi è stata ripetutamente pubblicata sui giornali di mezzo mondo, assieme ad altre storie, delle quali Donald McHale dà conto nel suo libro Hitler the Survival Myth. Fra di esse vi è anche quella della fuga in una base antartica. Molti studiosi si ripropongono naturalmente di verificare le affermazioni di Bellantoni non appena l'archeologo pubblicherà i suoi risultati su una qualche rivista scientifica. E qui si assiste ad un primo colpo di scena. Bellantoni, infatti, non pubblica i suoi dati in alcuna rivista di settore, ma li presenta soltanto nel corso di un programma televisivo. Qualcuno allora decide di contattare le autorità russe per chiedere conferma delle affermazioni di Bellantoni e si arriva così al secondo colpo di scena. Bellantoni chi? Rispondono metaforicamente al telefono da Mosca, dove negano sia di conoscerlo sia di avere mai avuto contatti con lui.
Soprattutto però i russi negano di avergli fornito i campioni che avrebbe portato negli Stati Uniti per farli analizzare. Dunque, su cosa ha lavorato Linda Strasbourg? A chiederselo è in persona anche Vasily Kristoforov, il direttore dell'FSB, il Federal Security Service, l'organismo che ha preso il posto del KGB. È lo stesso Kristoforov a dichiarare al quotidiano Izvestia che Bellantoni non ha mai preso contatto con le autorità russe, ma soprattutto non ha mai ricevuto il permesso di esaminare i materiali in loro possesso. Kristoforov smentisce anche il fatto che Bellantoni possa avere ricevuto campioni da portare negli Stati Uniti per farli esaminare. I denti in possesso dei russi, conclude il generale, sono certamente autentici. La strana storia di Bellantoni scompare rapidamente dai radar, ma ormai la notizia che uno scienziato americano avrebbe dimostrato la falsità dei reperti nelle mani dei russi ha già cominciato a circolare fra i ricercatori alternativi. Il generale Kristoforov spiega che le mascelle sono conservate presso l'archivio dell'FSB, mentre il frammento di calotta cranica si trova presso l'archivio di Stato di Mosca. A parte questi materiali, di cui i russi sono entrati in possesso fra il 1945 e il 1946, non esiste nient'altro del corpo di Hitler, perché tutto ciò che ne rimaneva è stato bruciato nel 1970. I russi, aggiunge, hanno appreso solo nel 2002 dell'esistenza delle radiografie della testa di Hitler risalenti al 1944. Di cui gli americani si sono impadroniti avendole ricevute dal suo dentista, il dottor Hugo Blanschke. Il confronto tra quelle radiografie, i resti anatomici conservati a Mosca, i disegni forniti da Käthe Heusermann hanno permesso di stabilire una volta per tutte che le mascelle e i denti conservati dai russi sono davvero quelli di Hitler. Finalmente, nuova luce sulla vicenda viene fatta nel 2017, quando è lo stesso Federal Security Service russo a permettere ad un gruppo di patologi francesi di analizzare la mascella e i denti di Hitler. La squadra è guidata da Philippe Cherlier, medico legale e antropologo forense, e i risultati della ricerca vengono immediatamente pubblicati sulla più importante rivista scientifica di settore, lo European Journal of Internal Medicine. Il dato rilevante è che l'equipe di patologi francesi conferma senza ombra di dubbio che vi è esatta corrispondenza tra le radiografie della testa del Führer realizzate nel 1944, i reperti anatomici di cui siamo in possesso e le testimonianze del dottor Hugo Blanschke, il suo dentista personale, e degli assistenti Käthe Heusermann e Fritz Echtmann. Mascella e denti in possesso dei russi appartengono certamente a Hitler. Come è noto, il Führer aveva gravi problemi alla bocca, tanto che gli erano rimasti solamente 4 denti originali. Tutto il resto era costituito da una complicata serie di protesi in ceramica e in metallo, cosa che ha reso l'identificazione forense della sua mascella piuttosto semplice. Il dottor Charlier e i suoi colleghi, inoltre, esaminando campioni di tartaro provenienti dai denti di Hitler presso il laboratorio di fisica dello stato solido dell'Université Paris-Saclay, hanno potuto trovare tracce di una dieta completamente priva di carne, cosa che risulta coerente con il fatto che Hitler era vegetariano. I patologi francesi hanno quindi fatto notare che i denti esaminati appartenevano certamente ad una persona che, come il dittatore tedesco, soffriva di problemi allo stomaco, forse causati da un'ulcera o da una gastrite, per le quali assumeva vari farmaci, che hanno lasciato tracce di se stessi proprio nell'analisi del tartaro. Sulle protesi, inoltre, sono state rinvenute macchie blu, delle quali non è stato possibile determinare l'origine, ma che potrebbero essere il frutto di una reazione chimica intervenuta tra il cianuro e il metallo delle protesi stesse.
Nel tartaro, infine, non è stata rilevata la presenza di antimonio, piombo e bario, e cioè di quei metalli pesanti, elementi rivelatori di un colpo di arma da fuoco. Il proprietario di quei denti, insomma, non ha posto fine alla propria esistenza infilandosi l'arma in bocca, ma deve averlo fatto puntandola contro la tempia o sotto il mento. Charlier e colleghi hanno potuto anche esaminare il frammento di calotta cranica conservato presso l'archivio di Stato di Mosca. Si tratta di un reperto molto meno interessante rispetto alla dentatura perché non esiste la certezza assoluta che appartenga a Hitler. Fu infatti recuperato soltanto un anno dopo il primo scavo e all'interno di una buca nella quale erano stati tumulati altri 8 o 9 corpi. Il dato interessante però sta nel fatto che al termine dell'esame Charlier si è dichiarato scettico sulle affermazioni fatte da Bellantoni e dalla Strasbo nel 2009 relativamente al fatto, come sostengono i due studiosi americani, che quel frammento di calotta cranica possa davvero appartenere ad una donna dell'apparente età di 40 anni. Lo scetticismo che circonda il lavoro di Nick Bellantoni deriva in larga parte dalle circostanze e dal modo nel quale ha condotto la sua cosiddetta ricerca. Nel tentativo di rispondere alle contestazioni che gli venivano mosse, lo scienziato americano ha accettato di farsi intervistare dalla televisione russa. I giornalisti in studio gli hanno contestato il fatto che i responsabili dell'archivio di Stato di Mosca negano di avergli mai accordato il permesso di esaminare il frammento di calotta cranica in loro possesso e negano anche di avergli mai concesso di prelevarne un campione. A riprova delle loro affermazioni, i responsabili dell'archivio mostrano i registri dell'istituto, nei quali non vi è traccia del passaggio di Bellantoni. Lo stesso Bellantoni ammette che la circostanza è strana perché, da ricercatore di lungo corso, sa benissimo che in qualsiasi parte del mondo, quando si accede ad una struttura come l'archivio di Stato di Mosca, è obbligatorio far registrare i propri dati, firmare l'ingresso, compilare un modulo di richiesta dei materiali che si intendono esaminare, ma soprattutto dichiarare qual è l'obiettivo della ricerca. Tutto questo al ricercatore americano non sarebbe stato chiesto. Bellantoni ha quindi allargato le braccia e dichiarato che forse queste formalità erano state sbrigate dal canale televisivo che gli aveva affidato l'incarico di esaminare il frammento di cranio. Ma nei registri dell'Istituto Moscovita non c'è traccia neanche del passaggio di alcun funzionario del canale televisivo in questione. Quindi Bellantoni come è entrato all'archivio di Stato di Mosca? Secondo quanto sembra di capire, è stato semplicemente ammesso all'interno senza esibire documenti e senza firmare alcun modulo. Una volta entrato, qualcuno gli ha permesso di, tra virgolette, studiare il reperto più controverso dell'istituto, anche se il suo esame si è ridotto a poterlo osservare per 60 minuti e senza nemmeno poterlo toccare. Ma allora come ha potuto prelevare il campione poi analizzato negli USA? Gli chiede una delle presenti in studio. Bellantoni risponde di non avere prelevato alcun campione e di non aver riportato alcunché negli Stati Uniti. Semplicemente, gli è stato spiegato dopo, in precedenza qualche frammento di osso carbonizzato si era staccato da solo dal reperto. È stato dunque il canale televisivo ad ottenerne un pezzo e a consegnarglielo una volta tornato negli Stati Uniti. A quel punto la genetista Linda Strasbo ha compiuto una vera impresa, riuscendo ad estrarre DNA da un frammento di osso carbonizzato, un'operazione ai limiti del possibile. Dunque, tutto il lavoro di Bellantoni si è ridotto al solo poter letteralmente guardare il reperto per 60 minuti. Ha poi fatto analizzare un campione che non ha prelevato personalmente e sulla cui provenienza non può fornire alcuna garanzia. Infatti, gli è stato consegnato a posteriori dai responsabili del canale televisivo. Ecco perché nessuna rivista scientifica seria pubblicherebbe mai un lavoro basato su queste premesse. Personalmente, riteniamo che né Bellantoni né la Strasbo avessero ben chiare le implicazioni che poteva avere la loro partecipazione al programma che li ha resi famosi. Siamo anche convinti che, potendo tornare indietro, si guarderebbero bene dal ripetere l'esperienza.
Si conclude qui il terzo e ultimo episodio della nostra serie dedicata alla presunta fuga di Hitler dal bunker della cancelleria. Ci auguriamo che lo abbiate trovato interessante. Anche per oggi, dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche il Comitato di Treviso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e il Centro Studi Storico Militari Piero Pieri di Vittorio Veneto per la collaborazione prestata. A voi tutti, se lo vorrete, do appuntamento ad un prossimo viaggio nella storia.